Amici e amiche, fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo, ben ritrovati alle nostre catechesi sulla santità. Oggi iniziamo a parlare della via unitiva. Abbiamo parlato in precedenza della via purgativa, quella via che si addice alle anime principianti, poi abbiamo parlato della via illuminativa, quell'anima che si addice alle anime progredite, e ora iniziamo a parlare della via unitiva. Questa via che si addice alle anime perfette, alle anime che hanno fatto un percorso di purificazione e di preparazione a vivere unite a Dio. Andremo oggi ad introdurre questa via unitiva, anche perché ci sono diverse cose da dire relativamente alla via unitiva. Quindi oggi facciamo un'introduzione. E poi entreremo nel vivo proprio di questa parte del compendio di teologia ascetica e mistica. Iniziamo al solito con un segno di croce, che il Signore possa donarci il suo Santo Spirito, affinché possa aprire la nostra mente, il nostro cuore, alla comprensione di ciò che oggi insieme leggeremo e mediteremo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, la via unitiva. Vediamo questa via unitiva in cosa consiste. Intanto l'anima deve essere purificata dai peccati e deve essere ornata con la pratica delle virtù. Abbiamo detto che l'anima che si trova nella via illuminativa deve praticare le virtù morali e le virtù teologali, quindi deve esercitarsi in questa pratica delle virtù, che è già un inizio, ecco, prepara questa pratica delle virtù morali. E delle virtù teologali prepara proprio alla via unitiva, all'unione con Dio. Quindi l'anima, prima di tutto, deve essere purificata e poi deve anche essere già abbastanza addentrata nella pratica positiva delle virtù morali e teologali. Solo allora l'anima è matura per questa unione abituale ed intima con Dio. Ossia per la via unitiva. Quindi è ovvio che per raggiungere questa unione con Dio bisogna fare un percorso prima di purificazione, per mezzo della penitenza, della mortificazione, della lotta contro i vizi capitali, della lotta contro quindi le passioni, della lotta contro le tentazioni. Poi bisogna passare alla via illuminativa, quindi esercitarsi nelle virtù, abbiamo visto le virtù morali. Le virtù teologali. Solo dopo, ecco, l'anima è matura per questa unione con Dio. Prima di venire alle questioni particolari, bisogna esporre brevemente qual è il fine a cui si mira in questa via unitiva. Qual è il fine della via unitiva? Poi bisogna vedere anche quali sono i caratteri distintivi di questa via unitiva. Quindi quali sono le caratteristiche di questa via unitiva, vedere il concetto anche generico di contemplazione, la contemplazione che è uno dei caratteri generali di questa via. Vedremo anche che cos'è la contemplazione in questa via unitiva e poi vedremo anche la divisione da tenere nella trattazione di questa via unitiva. Quindi iniziamo a vedere qual è il fine della via unitiva. Questo fine non è altro che l'intima e abituale unione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il fine della via unitiva è quella di essere uniti a Dio, di vivere una vita in unione con Dio, fusi con Dio. Per mezzo ovviamente di Gesù Cristo, che è colui che ci ha ottenuto la possibilità di vivere questa vita intima con Dio, di unirci a Dio, di sperimentare la vita di Dio, la vita soprannaturale.
quella vita soprannaturale che ci permette di vivere da figli di Dio e di sperimentare in noi la vita di Dio, di sperimentare in noi quindi la pace di Dio, la gioia di Dio, l'amore di Dio, la sapienza di Dio, la forza di Dio. Ecco, noi proprio veniamo ammessi alla vita divina. Quindi Dio si unisce all'anima e l'anima sperimenta la vita divina. L'anima vive una vita simile a quella di Dio. Quindi l'anima viene trasformata e comincia quindi a vivere una vita divina, simile a quella di Dio. Ecco, una vita deiforme, una vita deiforme. Non più una vita soltanto naturale, da un punto di vista umano, ma una vita soprannaturale, una vita come quella di Dio. Quindi bisogna vivere unicamente per Dio, il Dio vivente, il Dio che Gesù ci è venuto a rivelare e che abita ovviamente in noi per mezzo di questa vita soprannaturale. E bisogna quindi lodarlo, servirlo, riverirlo e amarlo. Questo è il fine del perfetto cristiano. Quindi il santo, la santa, sono coloro che appunto vivono unicamente per Dio, il Dio vivente, la Santissima Trinità, che abita in loro per lodarlo, servirlo, riverirlo e amarlo. Quindi vivere non in modo mediocre, ma in modo intenso, con tutto il fervore che viene dall'amore. Quindi bisogna dimenticare se stessi, rinnegare la propria volontà per non pensare più che a quel Dio che si degna di vivere nella nostra anima. Quindi amarlo con tutta l'anima, concentrare in lui tutti i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre azioni. Quindi vi rendete conto che è già uno stato di vita spirituale veramente elevato. Cioè l'anima arriva ad un certo punto che veramente tutto il proprio essere vuole, ecco, volgerlo verso Dio, verso il suo Padre celeste. È il modo di attuare la preghiera in cui chiediamo a Dio che dirigga, che santifichi, che regga e governi la nostra anima, il nostro corpo, i nostri sentimenti, le nostre parole, le nostre opere, per assoggettarle quindi interamente alla santa volontà di Dio. Quindi questo è il fine. Il fine è proprio vivere per Dio, per servirlo, per riverirlo, per lodarlo, per amarlo. Ecco, quindi chiedere a Dio che lui sia, diciamo, la vita della nostra vita. Che lui sia ad agire in noi, che i suoi sentimenti diventino i nostri, che tutti i nostri sentimenti siano secondo la sua volontà, le nostre parole, le nostre opere. Ecco, questa unione significa questo, significa essere proprio al servizio di Dio in modo totale, essere uniti a Dio, far sì che Dio viva in noi, sia Dio in noi ad agire, ad operare, a parlare, a pensare, a sentire. Ovviamente noi siamo incapaci da noi stessi di realizzare questa realtà, no? Non siamo mica capaci da noi stessi di poterlo fare. È appunto un dono di Dio, è un dono soprannaturale, cioè che discende da Dio. Quindi da noi stessi siamo incapaci. Vogliamo intimamente unirci quindi a Gesù Cristo, perché con Gesù Cristo, incorporati a Gesù Cristo col battesimo, noi vogliamo stringere questa intima unione a Dio, con Dio, con l'uso dei sacramenti e soprattutto con la santa comunione prolungata col raccoglimento abituale. Ecco, quindi chiediamo a Gesù questa realtà dell'unione con Dio proprio perché Gesù
che è la via che ci conduce al Padre, lui è nel Padre e il Padre è in lui. Quindi già tra Gesù e il Padre c'è questa unione intima. Allora noi attraverso Gesù possiamo unirci intimamente anche al Padre, a Gesù e per mezzo di Gesù al Padre. E questo ovviamente lo compie lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, ha questo compito di divinizzarci, di trasformare l'anima, di unire l'anima alla vita di Gesù Cristo, alla vita del Padre, alla vita della Santissima Trinità. Quindi questo lo possiamo fare noi attraverso i sacramenti, l'uso fervoroso dei sacramenti e soprattutto con la Santa Comunione, quindi l'Eucaristia, il corpo di Cristo, prolungata col raccoglimento abituale. Quindi raccogliendosi dopo aver ricevuto il corpo di Cristo, affinché le disposizioni interiori di Gesù diventino le nostre. E queste disposizioni interiori che sono in Gesù ispirino tutte le nostre azioni e quindi possiamo ripetere e praticare il detto di San Paolo. Io vivo, ma non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me. Quindi questa vita di unione, questa unione con Dio, consiste proprio nell'essere altri figli di Dio che si uniscono al Padre come Gesù era unito al Padre. Cioè quel vivere nella nostra anima, quelle disposizioni interiori che erano in Gesù. E Gesù ovviamente era unito al Padre. Lui stesso lo dice, Gesù dice, io e il Padre mio siamo una cosa sola. Il Padre è in me e io sono nel Padre. Ecco, quindi questa via unitiva, questa unione con Dio consiste proprio nell'essere una sola cosa con Dio, così come lo era Gesù. Quindi realizzare, ovviamente non da noi stessi non possiamo, è lo Spirito Santo che realizza questo. Lo Spirito Santo fa sì che noi sperimentiamo quell'unione che Gesù aveva con il Padre. Lo Spirito Santo ci permette di rivivere quell'unione che Gesù viveva con il Padre. Ma ovviamente vi rendete conto che qui già siamo a un livello di vita spirituale veramente elevato. Siamo quindi nella via unitiva, non siamo nella via illuminativa o nella via purgativa, siamo qui già vicini a questa esperienza di unione con Dio e a questa esperienza della sua vita in noi alla maniera di quella di Gesù Cristo. Per conseguire quindi questo lieto effetto, Gesù con i suoi meriti e con le sue preghiere ci manda il suo divino spirito. Quello spirito che nell'anima sua, che nell'anima di Gesù, operava le perfette disposizioni delle quali era animata. Quindi lo Spirito Santo nell'anima di Gesù operava quelle perfette disposizioni che appunto caratterizzavano la sua vita, la sua azione, il suo pensare, il suo agire, il suo sentire. Quindi lo Spirito, ecco, che Gesù ci dona, lasciandoci noi guidare da questo divino Spirito e obbedendo prontamente alle sue ispirazioni, noi pensiamo, parliamo e operiamo come farebbe Gesù se fosse al nostro posto. Quindi è veramente una realtà straordinaria, cioè una cristificazione è un diventare altri cristi, altri figli di Dio come Gesù, che sperimentano in se stessi la vita interiore che sperimentava Gesù quando era in mezzo a noi, quando viveva in mezzo a noi. È quindi lui che vive in noi, che con noi e per noi glorifica Dio, che ci santifica e ci aiuta a santificare i fratelli.
Quindi è una realtà veramente straordinaria questa della unione con Dio. È quella realtà che hanno sperimentato i santi, le sante, i mistici. Se dunque in questa via la devozione alla Santissima Trinità diviene predominante, non si cessa per questo di unirsi al Verbo incarnato, Gesù Cristo, per mezzo di lui risalendo al Padre, perché Gesù ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi noi dobbiamo sempre, ecco, pensare che no, dobbiamo unirci al Verbo incarnato, al Figlio di Dio fattosi uomo, e per mezzo di lui ci uniremo anche al Padre, perché lui è unito al Padre, e se noi siamo uniti a lui, noi automaticamente siamo uniti al Padre. Il Padre è in noi e Gesù è in noi. E noi siamo insieme al Figlio e al Padre e allo Spirito Santo, che appunto compie questa unione con Gesù Cristo, Verbo incarnato. E per mezzo di lui, Verbo incarnato, questa unione con la Santissima Trinità. Quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di eccesso, qualcosa di perfetto, ecco, è la perfezione della vita cristiana. Vediamo quali sono i caratteri distintivi della via unitiva. Questi caratteri si compendiano in uno solo: il bisogno di semplificare tutto, di ridurre tutto all'unità, vale a dire all'intima unione con Dio per mezzo della divina carità. Quindi in questa via unitiva tutto si semplifica, pure il nostro, anche la nostra preghiera, vedremo che sarà una preghiera proprio semplificata, un'orazione di semplicità si chiama, un'orazione proprio semplificata. Tutto si semplifica, tutto è così, si semplifica e si riduce all'unità, all'unione con Dio per mezzo della carità divina. Questa è una caratteristica di questa via unitiva. L'anima vive quasi costantemente alla presenza di Dio e si compiace di contemplarlo vivente nel suo cuore. Si distacca quindi dalle creature, da quelle affezioni terrene. Quindi cerca il silenzio, la solitudine. Costruisce a poco nel cuore una celletta in cui trova Dio e gli parla cuore a cuore. Si forma allora tra Dio e l'anima una dolce intimità. Quindi vedete, non è più un'anima che ancora è legata al mondo, alle affezioni terrene, alle creature, alle cose. È un'anima che invece adesso vive per Dio e che desidera Dio. E la sua vita non ha senso senza Dio. Tutte le sue energie fisiche, psichiche, morali, spirituali, ecco, vengono messe al servizio della gloria di Dio. Quindi si crea questa intimità tra l'anima e Dio, questo rapporto intimo. L'intimità, dice un autore, è la coscienza di coloro che si amano e hanno dell'armonia che corre tra loro. Quindi già c'è una familiarità con Dio, un conoscerlo più intimamente, un sperimentarlo. Non è solo aver sentito parlare di Dio, no? Non è più una conoscenza per mezzo di terzi, perché io ho ascoltato la predicazione di un sacerdote o di un predicatore, oppure ho ascoltato la parola del Vangelo. Adesso c'è proprio un'intimità, comincia ad esserci un'esperienza proprio di Dio nell'anima. Quindi c'è un'esperienza concreta, un incontro concreto tra Dio e l'anima, come
comincia ad esserci una familiarità tra Dio e l'anima. L'anima comincia anche a conoscere Dio più intimamente. Non è più una conoscenza teorica, una conoscenza solamente dottrinale. È una conoscenza affettiva, una conoscenza intima, una conoscenza che ha questa armonia. C'è questa coscienza piena di luce, di unzione, di gioia e di fecondità. Questa intimità è il sentimento e l'esperienza delle loro reciproche attrattive, della loro affinità, della intera loro corrispondenza, se non della perfetta loro somiglianza. È l'unione fino all'unità, e quindi l'unità senza la solitudine. Questo è importante, l'unità senza la solitudine. Perché quando uno è unito a Dio, non è solo. Quando uno è unito a Dio, non è solo, è in compagnia di Dio. Quindi questa unità non è solitudine. Questa unità è compagnia. Compagnia di Dio. Dio fa compagnia all'anima. Ecco perché Santa Teresa d'Avila arriverà a dire solo Dio basta. Per dire una frase del genere vuol dire che Santa Teresa d'Avila aveva veramente capito, aveva sperimentato questa unione con Dio e aveva sperimentato anche questa dolcezza della compagnia di Dio, questa unione che le faceva sperimentare questa compagnia di Dio. E poiché Dio è il sommo bene, Dio è la somma sapienza, Dio è il sommo amore, è ovvio che Dio è tutto, e solo Dio basta. E poi una sicurezza reciproca anche, una fiducia illimitata, una semplicità voluta che rende le anime tutte trasparenti. E infine, e per conseguenza, la piena libertà che si danno due di guardarsi sempre a vicenda e vedersi sino al fondo dell'anima. Questo è quello che diceva un autore, Guy, su questa intimità. Tale è l'intimità che Dio permette, anzi si degna di offrire alle anime interiori, come è ben spiegato anche dall'autore dell'Imitazione di Cristo. Quindi l'amore di Dio ne diventa non solo la virtù principale, ma l'unica virtù, si può dire, nel senso che tutte le altre virtù che sono praticate dall'anima non sono per l'anima che atti di amore, ma è la virtù dell'amore, della carità, l'unica virtù che opera nell'anima. Anche tutte le altre virtù sono sempre atti di quell'amore. Per esempio, la prudenza è per l'anima un affettuoso sguardo alle cose di Dio per trovarvi la regola dei suoi giudizi. E questo sguardo affettuoso, quindi è amore, amore, affettuoso sguardo sulle cose di Dio per trovarvi la regola dei suoi giudizi. La giustizia, invece, è un'imitazione quanto più possibile perfetta della divina rettitudine. Quindi è per amore che io realizzo quella quanto più possibile perfetta rettitudine di Dio, che è la sua giustizia. La fortezza è una totale signoria delle passioni, perché l'amore di Dio ci rapisce, diciamo, il cuore al punto tale che anche le passioni ci diventano indifferenti. Non abbiamo tempo per pensare alle passioni quando ci abbiamo l'amore di Dio nel cuore, nell'anima. E la temperanza è un intero oblio dei terreni piaceri per non pensare che alle gioie del cielo.
Ecco, la carità quindi è l'anima di tutte le altre virtù. A più forte ragione sono per l'anima esercizio di perfetto amore le virtù teologali. Quelle erano le virtù morali. Ora vediamo anche perché le virtù teologali sono un esercizio di perfetto amore. La fede non è più soltanto un atto rinnovato ogni tanto. È lo spirito di fede, è la vita di fede che è informata dalla carità, perché la fede opera per mezzo della carità. Quindi è una vita di fede informata dalla carità. Non è più soltanto un atto di fede rinnovato ogni tanto, no, è proprio la vita di fede continua, permanente, che è informata dall'amore. La speranza è una filiale confidenza e un santo abbandono. Per amore di Dio, ecco che c'è questo santo abbandono. Quindi la speranza è perfezionata dalla carità. E anche la speranza è un atto d'amore. Io ho speranza perché io amo Dio e mi abbandono a Lui. A queste altezze tutte le virtù non sono ormai che una sola. Sono a così dire forme varie della carità. Come diceva San Paolo, la carità è paziente, la carità è benigna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte le altre virtù sono delle forme di carità. Quindi quando si arriva a questo stato della via unitiva, ecco che la carità l'unica sola virtù che veramente anima la vita del cristiano. E tutte le altre virtù morali e anche teologali sono perfezionate da questa sola virtù dell'amore, e quindi tutte queste virtù sono una manifestazione sempre dell'amore. Sono espressioni varie della carità. Ecco che quindi avviene questa semplificazione. Se nella via illuminativa bisognava, ecco, praticare le singole virtù morali, teologali, esercitarsi, adesso qui si è arrivati al punto che l'amore regola tutto, la sola carità perfeziona tutte le virtù. E le altre virtù, che prima erano, come dire, singolarmente considerate, adesso sono tutte racchiuse in questa carità e sono un'espressione, una manifestazione della carità. Cioè la carità diventa l'unica virtù motrice di tutto il vivere dell'anima, delle virtù, dei suoi atti, delle sue parole, dei suoi pensieri, eccetera. Una pari semplificazione avviene pure nella orazione, nella preghiera. Scompaiono a poco i ragionamenti per fare posto agli affetti pii. E questi affetti pii a loro volta si semplificano, come presto spiegheremo, diventando un affettuoso e prolungato sguardo su Dio. Quindi la semplificazione avviene non soltanto nell'esercizio delle virtù, ma anche nella preghiera. Abbiamo visto nella via illuminativa che c'è l'orazione affettiva, che prevede, ecco, questi affetti del cuore verso Dio. Qui invece anche questi affetti si semplificano, come poi vedremo, e diventano uno affettuoso e prolungato sguardo su Dio. Uno sguardo. Onde poi semplificazione anche in tutta quanta la vita. Anche la vita dell'anima si semplifica. Prima l'anima aveva delle ore determinate per la meditazione e la preghiera. Ora la sua vita è una continua preghiera. O lavori, o si ricrei, o sola, o in compagnia,
L'anima si innalza continuamente a Dio, conformando la sua volontà a quella di Lui. Quindi l'anima vive quotidianamente, qualunque cosa faccia, sempre protesa verso Dio. Si eleva sempre continuamente a Dio, sia che lavori, sia che riposi. Ecco, il suo cuore è rivolto continuamente a Dio. Quindi si semplifica anche la vita dell'anima. Questa conformità alla volontà di Dio, che non è per lei se non un atto di amore e di abbandono nelle mani di Dio. Quando uno conforma la propria volontà a quella di Dio, è ovvio che decide di abbandonarsi a Dio. E quindi è un atto d'amore questo abbandono nelle mani di Dio. Le preghiere, le azioni ordinarie, i patimenti, le umiliazioni sue sono tutte imbevute di amore di Dio. Ogni cosa è imbevuta di amore di Dio. Quindi è un santo abbandono. Ecco, è già veramente uno stato di vita spirituale elevato. Non è da tutti i cristiani vivere in questo stato di totale abbandono. Le azioni, i patimenti, le preghiere, le umiliazioni, tutte imbevute di amore di Dio. Da questo, perciò, si può vedere chi sono coloro a cui conviene la via unitiva. Chi sono questi a cui conviene la vita unitiva? Sono quelli che riuniscono le tre condizioni seguenti. Vediamo queste tre condizioni seguenti, così uno si può rendere conto se è o non è adatto per questa via unitiva, se è già, come dire, preparato per questa via unitiva. Intanto una grande purezza di cuore, vale a dire non solo la espiazione e la riparazione delle colpe passate, ma anche il distacco da tutto ciò che potrebbe condurre al peccato. E quindi già qui vi rendete conto che l'anima deve essere veramente già abbastanza pura di cuore per poter pensare a questa unione con Dio. Deve distaccarsi da tutto ciò che potrebbe condurre al peccato. Quindi non solo l'espiazione e la riparazione dei peccati passati, delle colpe passate, ma anche il distacco attuale da tutto ciò che può condurre al peccato. Quindi ci deve essere questo proprio disprezzo nei confronti di tutto ciò che può condurre al peccato. Quindi già vi rendete conto che qui siamo in uno stato di vita spirituale veramente elevato. È un'anima che veramente ha già grande amore dentro di sé per il Signore e ama il Signore più che i piaceri del mondo. L'orrore, quindi, anche per ogni peccato veniale volontario e anche per ogni volontaria resistenza alla grazia. Quindi l'anima proprio detesta non solo il peccato mortale, ma anche il peccato veniale deliberato, volontario, il peccato veniale. Cioè cerca addirittura di, no, cerca, proprio ormai lo detesta, detesta il peccato veniale, quello leggero, volontario. E anche detesta, ha un orrore per ogni volontaria resistenza alla grazia, cioè è nella disposizione tale da poter assecondare l'azione dello Spirito Santo, cioè docile allo Spirito Santo, senza resistenze. Quindi c'è un abbandono totale, c'è un amore grande che viene prima di tutto e di tutti. C'è anche questo orrore per la resistenza volontaria alla grazia di Dio. Questo ovviamente non esclude qualche colpa veniale di fragilità, però.
che è del resto vivamente e prontamente detestata anche da queste anime pronte per la via unitia. Le colpe di fragilità sono quelle non volontarie. Magari quando uno prega, accade che avvenga una distrazione, non perché l'ha voluta, ma una distrazione a causa della natura che, diciamo, può essere, come dire, difettosa. Però questo subito, come dire, detestare anche queste colpe di fragilità involontarie. Quindi vedete, queste anime sono già anime che hanno veramente fatto un percorso di purificazione. Questa purificazione dell'anima, abbozzata nella via purgativa, perfezionatasi nella via illuminativa con la pratica delle virtù e con la generosa accettazione delle croci provvidenziali, nella via unitiva riceverà il suo compimento con le prove passive, che presto descriveremo. Nella via unitiva ci saranno anche delle prove passive che Dio permette perché l'anima si purifichi in toto, cioè in tutto, affinché possa essere pronta per l'unione con Lui. Perché per unirsi a Dio bisogna spogliarsi di tutto ciò che non è Dio. Quindi l'anima qui nella via unitiva, per mezzo anche delle prove passive, che poi descriveremo a suo tempo, ecco che viene purificata, viene anche a spogliarsi di tutto ciò che può essere di ostacolo per unirsi a Dio, in modo tale che possa esserci questa unione intima con Dio e Dio possa vivere nell'anima e l'anima possa sentire la presenza di Dio in sé e Dio e l'anima possano essere una cosa sola. E l'anima possa già sperimentare la vita divina in se stessa. Quindi, questa è la prima delle condizioni, cioè questa purificazione, abbiamo visto proprio, deve essere già tale da non voler resistere alla grazia di Dio, da detestare il peccato non solo mortale, ma anche veniale, volontario, anche quelle colpe di fragilità, averne orrore. Poi un'altra condizione perché l'anima sia pronta per questa unione con Dio è questa: una grande padronanza di sé, acquistata con la mortificazione delle passioni e con la pratica delle virtù morali e teologali, delle quali abbiamo parlato nella via illuminativa, che disciplinando le nostre facoltà, volontà, intelligenza, immaginazione, memoria, le assoggetta a poco alla volontà. E la volontà viene assoggettata a Dio. Quindi ci deve essere già in queste anime adatte per la via unitiva, questo ordine si viene a ristabilire, per così dire, fino a un certo punto, l'ordine primitivo, cioè quando le facoltà erano tutte ordinate. Quando tutte le facoltà erano perfettamente tra loro ordinate e anche subordinate, la volontà è la facoltà regina che deve governare tutte le altre facoltà. E questa volontà, che è la regina di tutte le facoltà dell'anima, deve a sua volta essere soggetta a Dio. Quindi già deve esserci nell'anima questa riorganizzazione, questo riordinamento delle facoltà, un po' come era prima del peccato originale. Quindi padrona di sé l'anima può darsi interamente a Dio. Quindi anche questa è una condizione importante perché l'anima sia pronta a questa unione con Dio, deve essere già abbastanza padrona di sé. E quindi vi rendete conto che già qui siamo ad un livello di vita spirituale elevato. Già è un'anima che domina le passioni. Un'anima quindi che già un certo dominio su di sé e quindi può darsi a Dio interamente,
senza che ci siano ancora lotte intestine, per così dire, no? Un'anima che è già pronta, disposta a darsi a Dio senza problemi, senza resistenze, senza lotte intestine. Quindi deve esserci una padronanza di sé. Questa è una seconda condizione perché l'anima possa essere pronta per questa unione con Dio. E poi c'è una terza condizione, un abituale bisogno di pensare a Dio, di trattenersi con Lui. E se per dovere del proprio stato attende a delle cose del mondo profane, si sforza di non perdere di vista la divina presenza e si volge istintivamente verso Dio, come la calamita si volge verso il polo. Quindi vedete, un'anima che ormai, cioè, è nel mondo, ma non è di questo mondo. È nel mondo, ma non vive per questo mondo. È nel mondo, ma vive per Dio. È nel mondo, ma non è attaccata al mondo. È nel mondo, ma proprio ha il desiderio di fare la volontà di Dio. E se anche si trova in contesti profani, sempre si rivolge a Dio, come la calamita verso il polo. Quindi questa è una condizione essenziale pure perché già si possa parlare di un'anima che è pronta per questa unione con Dio. Quindi stiamo parlando di anime che già veramente sono, come dire, più in cielo che in terra, cioè più con il desiderio del cielo che della terra, più con il desiderio di Dio che delle cose del mondo, più col desiderio di piacere a Dio che di piacere agli uomini, più col desiderio di fare la volontà di Dio che la loro volontà. Quindi sono anime che già sono ad un livello di vita spirituale elevato, che sono pronte a rinunciare a tutto per amore di Dio, senza resistenze. Quindi l'anima ha questo abituale bisogno di pensare a Dio. Ecco, non può non pensare a Dio. Diceva San Gregorio Nazianzeno, pensare a Dio, ricordarsi di Dio è più necessario che respirare. Ecco, quando l'anima già vive in questa disposizione, è ovvio che già è un'anima che è pronta per l'unione con Dio. Se è un'anima che pensa a Dio sempre, ha bisogno di pensare a Dio abitualmente, ogni giorno, c'è un'anima che è piena di Dio, che non riesce a non pensarci, che non riesce a non parlare di Lui, è ovvio che è già un'anima innamorata di Dio, un'anima veramente presa da Dio, che desidera Dio. Quindi i suoi pensieri, ecco, sono rivolti sempre a Dio. È un'anima che vive per Dio, insomma. Ma sul serio vive per Dio, cioè Dio è l'unico scopo della sua vita. Nonostante un'anima possa vivere anche nel mondo, possa avere anche una vita nel mondo, però è un'anima che cammina con i piedi sulla terra, ma con il cuore e la mente è in cielo. A forza di pensare a Dio, ovviamente, che cosa succede? Succede che uno fissa amorosamente lo sguardo su Dio e così si ha la contemplazione. La contemplazione che è una delle caratteristiche di questa via unitiva. Ora andiamo a vedere questa caratteristica anche della via unitiva della contemplazione, perché la contemplazione ci permette già di capire qual è la distinzione tra un'anima che ancora è principiante ed è nella via purgativa, un'anima che è progredita e si trova nella via illuminativa, e un'anima invece che è contemplativa e si trova nella via unitiva, un'anima perfetta. Vediamo che cos'è questa contemplazione, perché ovviamente se uno pensa abitualmente a Dio, ha questo bisogno di pensare continuamente a Dio, è ovvio che fissa amorosamente lo sguardo su Dio
e si ha così la contemplazione. Vediamo quindi nel dettaglio in questa introduzione che cos'è questa contemplazione, quindi la nozione di contemplazione, perché poi ce la ritroveremo nel corso di questo studio sulla via unitiva. Intanto bisogna distinguere una contemplazione naturale e una contemplazione ovviamente soprannaturale, che è quella della quale noi ci occuperemo. Però per capire la contemplazione soprannaturale partiamo da quella naturale, con degli esempi, così almeno capiamo a livello poi soprannaturale che cosa significa contemplare. Contemplazione naturale, dunque. Contemplazione, contemplare, in generale significa guardare un oggetto con ammirazione. C'è una contemplazione naturale che può essere sensibile, immaginativa o intellettuale. Vediamo per esempio la contemplazione sensibile. Facciamo degli esempi così ci rendiamo conto. La contemplazione è sensibile quando si guarda a lungo e con ammirazione un bello spettacolo, per esempio l'immensità del mare, oppure una maestosa catena di monti. Penso che questo sia accaduto un po' a tutti, no? Quante volte uno si è ritrovato davanti all'immensità di una catena di montagne oppure all'immensità dall'alto di una montagna, di uno spettacolo, anche del mare, no? Magari un mare veramente che si perde a vista d'occhio, magari con un bel tramonto. Ecco, ci siamo fermati a guardare a lungo, ammirando. Wow! Con stupore, con meraviglia, con ammirazione, quello sguardo, ecco, era uno sguardo contemplativo, contemplavamo. Quella è la contemplazione sensibile. Quando si guarda a lungo e con un'ammirazione, un bello spettacolo, per esempio l'immensità del mare, oppure una maestosa catena di montagne. Quindi sguardo a lungo e con ammirazione. Questa è contemplazione. Tutti abbiamo contemplato da questo punto di vista. Contemplazione sensibile. Può essere qualsiasi cosa, anche un albero alto, largo, con i rami che si distendono proprio molto. E guardiamo quest'albero, ammiriamo, lo guardiamo con questo sguardo prolungato e ammirazione, no? Mamma, che albero, bellissimo. Ecco la contemplazione sensibile. Poi c'è, sempre qui siamo a livello ancora di contemplazione naturale, cioè che dipende dalla nostra natura umana. Poi c'è la contemplazione immaginativa. Quando con la fantasia uno si rappresenta a lungo con ammirazione ed affetto una cosa o una persona amata. Ecco, che so, uno con l'immaginazione, ecco, si rappresenta una persona amata e che non c'è, magari è una persona che adesso è passata all'altra vita, no? Magari ce la immaginiamo e ce la immaginiamo a lungo. Ecco che stiamo con l'immaginazione a rappresentarci quella persona che so, magari in un momento ce la ricordiamo magari seduta in un posto o che faceva una determinata cosa e stiamo lì a rappresentarci questa immagine di questa persona amata e a lungo e con ammirazione e affetto. Quindi immaginiamo, rappresentiamo questa persona amata e stiamo lì a rappresentarcela e poi con affetto, e che abbiamo un affetto verso questa persona amata, un affetto, un'ammirazione. Questa è la contemplazione immaginativa. Ovviamente la persona non è presente, non è sensibilmente presente, ma noi con l'immaginazione ecco che la rappresentiamo a lungo
E con ammirazione e affetto, ecco che rimaniamo a contemplarla per mezzo della fantasia. Può essere anche una cosa, un oggetto magari che so, abbiamo realizzato negli anni passati, un'opera d'arte, e poi la richiamiamo, la rappresentiamo con la fantasia, e quindi la richiamiamo alla memoria con la fantasia, ce la rappresentiamo e stiamo lì ad ammirare e anche con affetto a contemplare quell'oggetto, che quell'opera d'arte che abbiamo realizzato magari negli anni passati, no? Questa è contemplazione immaginativa. C'è sempre quindi questo sguardo, diciamo, non è più uno sguardo sensibile, ma uno sguardo con la immaginazione, con la fantasia, uno sguardo prolungato, sempre con ammirazione e con affetto di una cosa o di una persona amata. Questa è la contemplazione immaginativa. Poi c'è la contemplazione intellettuale o filosofica. Qui siamo sempre nell'ambito della contemplazione naturale, cioè che dipende dalle facoltà naturali che abbiamo. Ma a noi interessa poi parlare della contemplazione soprannaturale. Qui stiamo facendo l'introduzione per andare gradualmente a comprendere che cos'è questa contemplazione. Altrimenti poi quando parliamo di contemplazione nella via unitiva non capiamo che cosa significa. Quando diciamo che dobbiamo contemplare Dio, non sappiamo che cosa significa. Quindi stiamo andando gradualmente a comprendere cosa è questa contemplazione. Abbiamo parlato della contemplazione sensibile. Abbiamo parlato della contemplazione immaginativa, vediamo la contemplazione intellettuale o filosofica. Questa contemplazione intellettuale o filosofica, quando si fissa la mente con ammirazione e con uno sguardo complessivo su qualche grande sintesi filosofica. Per esempio, quando noi con la mente, con ammirazione e con uno sguardo complessivo, fissiamo l'attenzione sull'essere assolutamente semplice ed immutabile. Il concetto, ok? Il concetto di essere semplice ed immutabile. Quando noi con la mente fissiamo l'attenzione con ammirazione e con uno sguardo complessivo su questo concetto. Sul concetto dell'essere semplice e immutabile, oppure per esempio sul concetto dell'eternità. Quando pensiamo in questo modo, cioè quando noi mentalmente fissiamo l'attenzione su questo, questa grande sintesi filosofica, su questo concetto, eccetera, ecco che noi stiamo facendo contemplazione intellettuale o filosofica. Pensiamo all'essere semplice, assolutamente ed immutabile come principio e fine di tutti gli esseri. Ecco, se io fisso nella mia mente l'attenzione con ammirazione su questo concetto, su questa, diciamo, sintesi filosofica, su questo concetto dell'essere semplice, immutabile, principio di tutti gli esseri e fine di tutti gli esseri, e sto lì, io già sto facendo una contemplazione intellettuale o filosofica. Quindi vedete, è una, come dire, una gradualità anche nella contemplazione. Partiamo dal sensibile, andiamo all'immaginativo e poi arriviamo all'intellettuale. Quindi andiamo via via astraendo dai sensi esterni, perché vediamo con gli occhi del corpo il mare, vediamo con gli occhi del corpo le montagne, poi passiamo all'immaginazione, che non riguarda più i sensi esterni, ma riguarda appunto il senso interno della immaginazione, dell'immaginativa, della fantasia. Poi da questo senso interno dell'immaginativa passiamo ad un livello ancora superiore, andiamo direttamente al concetto.
al concetto di essere semplice ed immutabile, principio di tutti gli esseri e fine di tutti gli esseri. E fissiamo la nostra attenzione con ammirazione perché diciamo, wow, cioè questo essere è principio di tutti gli esseri, è fine di tutti gli esseri ed è immutabile, perfetto, assolutamente semplice. E questa è una contemplazione intellettuale o filosofica. Quindi lì siamo già nella intellettualità, nel concetto. Non c'è il sensibile, non c'è l'immagine del mare, non c'è l'immagine della montagna, né fuori di noi né dentro di noi. Per mezzo dell'immaginativa, della fantasia, noi non ci immaginiamo una persona o una cosa, ma andiamo direttamente al concetto, quindi astraiamo ancora, cioè spogliamo di ciò che è sensibile, di ciò che è visibile, e arriviamo al concetto di essere, essere immutabile, assolutamente semplice, prima di tutti gli esseri, principio di tutti gli esseri e fine di tutti gli esseri. Ecco, quella è la contemplazione intellettuale o filosofica. E fin qui abbiamo parlato di questa gradualità nella contemplazione da un punto di vista naturale. Ora vediamo che cos'è la contemplazione soprannaturale, che è quella che ci riguarda per quanto riguarda la via unitiva. Abbiamo dovuto fare questo percorso di comprensione per capire che cosa significa contemplare. Perché altrimenti se non partiamo da ciò che è più sensibile non riusciamo poi ad arrivare a ciò che ci trascende. Dobbiamo fare quindi un percorso pedagogico per aiutare anche la nostra mente a capire certe realtà che ci superano. Con l'aiuto di Dio possiamo farlo. Senza l'aiuto di Dio non possiamo fare niente. Quindi contemplazione soprannaturale. Che cos'è allora? Visto che abbiamo parlato della contemplazione naturale, sensibile, immaginativa e intellettuale. Qual è allora questa soprannaturale che ci riguarda per la vita unitiva, la via unitiva? Vi è pure una contemplazione soprannaturale e di questa intendiamo parlare. Quindi esponiamo la nozione e le specie di contemplazione. Vediamo che cos'è e quali sono le specie di contemplazioni soprannaturale. La parola contemplazione indica in senso proprio un atto di semplice vista intellettuale, astraendo da tutti gli elementi affettivi e immaginativi che l'accompagnano. Ma quando l'oggetto contemplato è bello ed amabile, allora questo atto intellettuale si associa ad ammirazione e ad amore. Non è soltanto questo atto di semplice vista intellettuale, ma se c'è questo oggetto bello e amabile, allora a questo atto intellettuale si associa l'ammirazione e l'amore. Si chiama quindi per estensione contemplazione soprannaturale una orazione che ha per qualità speciale il predominio di questo semplice sguardo. Quindi quando c'è questo semplice sguardo dell'intelletto accompagnato dall'ammirazione e dall'amore, allora si parla di contemplazione. Un'orazione che ha questo semplice sguardo. Quindi non è necessario che questo atto duri tutto il tempo della preghiera. Basta che sia frequente e accompagnato anche da affetti. Per esempio, io contemplo, ecco, la presenza di Dio. Un semplice sguardo, ecco, io penso che adesso Dio è qui. Contemplo la sua presenza, ovviamente non è che posso rappresentarmelo, come dire, per mezzo. Posso anche rappresentarmelo, per esempio, da un punto di vista sensibile, come per quanto riguarda, che so, Gesù. Posso rappresentarmi Gesù. Ma qui stiamo andando proprio nell'interiorità di Dio. Quindi andare proprio a contemplare la sua realtà interiore.
Quindi andare direttamente nel cuore di Dio, contemplare Dio con ammirazione, ovviamente, con affetto. Ecco, questo può durare un attimo, può durare 3 secondi, può durare 10 secondi. Questo è contemplare. Vediamo ora qual è la differenza con l'orazione dei principianti e l'orazione delle anime progredite. L'orazione contemplativa si distingue quindi dall'orazione discorsiva, perché esclude i lunghi ragionamenti. Sappiamo, quando abbiamo parlato della meditazione discorsiva o orazione discorsiva, che lì bisognava usare molto i ragionamenti, ragionare sulle verità di fede, ecco, affinché le convinzioni relative alla fede potessero essere acquisite, quindi c'era molto ragionamento. Qui no. E poi si distingue anche dall'orazione affettiva perché esclude la molteplicità degli atti che qualificano quest'ultima. L'orazione affettiva sappiamo che era caratterizzata e caratterizzata da questi molteplici atti di volontà che sono espressione di affetto, di amore. Quindi io, per esempio, avevo un affetto di compassione verso Gesù quando, per esempio, me lo immagino schernito dai soldati romani. Allora avevo questo affetto verso Gesù di compassione. Poi magari mi immagino Gesù che moltiplica i pani e i pesci, e quindi ecco che c'è quest'altro affetto. Rifletto, medito, ecco, su questa scena e cerco di, come dire, di far uscire dal mio cuore un affetto relativamente a quella scena, che so, la moltiplicazione dei pani mi fa uscire fuori dal cuore un affetto di riconoscenza, di ammirazione nei confronti di Gesù che ha la potenza di moltiplicare i pani e i pesci, e anche di ammirazione, appunto, di potenza o di gratitudine, perché comunque il suo cuore è un cuore generoso, un cuore che pensa anche alle esigenze del prossimo. Quindi un affetto, ecco, che esce dal cuore di gratitudine, di ammirazione. Ecco, l'orazione affettiva propria delle anime progredite nella via illuminativa era caratterizzata da questi molteplici affetti. Qui invece non c'è una molteplicità di affetti. Qui è tutto semplificato. È uno sguardo semplice. Si può dunque definirla questa contemplazione soprannaturale, questa orazione contemplativa, una vista semplice e affettuosa di Dio o delle cose divine. E più brevemente, come diceva San Tommaso, un semplice intuito della verità. Quindi vedete, la contemplazione già è diversa dall'orazione discorsiva e dall'orazione affettiva. Qui c'è una semplificazione di tutto. È un semplice sguardo di Dio o delle cose di Dio, senza tutta questa molteplicità d'affetti, senza tutti questi ragionamenti, così uno sguardo proprio semplice. Ma comunque, andando avanti, si andrà a spiegare sempre meglio, si andrà a vedere sempre meglio questa contemplazione, parlando sempre di più di questa via unitiva, andremo a capire sempre meglio quello che significa contemplazione, contemplare. Ora vediamo anche quali sono le specie di contemplazione, perché mica c'è solo una specie. Ci sono 3 specie di contemplazione nella via unitiva. Vediamo quali sono. Si possono distinguere 3 specie di contemplazione. Questa è l'introduzione, perché poi queste cose le ritroveremo cammin facendo mentre andiamo parlando della via unitiva nel dettaglio. Qui stiamo facendo un'introduzione. Abbiamo visto che cosa significa
via unitiva. Abbiamo visto quale deve essere, diciamo, già la condizione dell'anima per poter dire che è adatta alla via unitiva. Abbiamo visto che quindi l'anima, avendo questo desiderio e questo pensiero sempre rivolto a Dio, automaticamente contempla. E abbiamo visto che cos'è la contemplazione, questo sguardo semplice di Dio o delle cose di Dio. Uno sguardo semplice. Ora stiamo vedendo che ci sono tre specie di contemplazione. La contemplazione acquisita, la contemplazione infusa e la contemplazione mista. Vediamo la distinzione tra queste tre specie di contemplazione. E poi ci avviamo a concludere questa introduzione. La contemplazione acquisita non è in fondo che orazione affettiva semplificata e si può definire una contemplazione in cui la semplificazione degli atti intellettuali ed affettivi è il frutto della nostra attività aiutata dalla grazia di Dio. Quindi qui già stiamo parlando di orazione affettiva, ma semplificata. Se nella via illuminativa c'era l'orazione affettiva, quindi c'erano questi affetti più presenti, più predominanti nella preghiera, adesso qui è una orazione affettiva semplificata. Quindi si semplificano gli atti intellettuali anche gli affetti, ma questo avviene perché noi, la nostra attività lo realizza, aiutati dalla grazia di Dio. Quindi noi siamo più attivi nel realizzare questa contemplazione acquisita. Oppure si può dire contemplazione attiva, proprio perché siamo noi attivi e aiutati dalla grazia di Dio andiamo a semplificare gli atti intellettuali, gli affetti, quindi abbiamo questo sguardo semplice che può durare anche un istante di Dio e delle cose di Dio. Spesso anche i doni dello Spirito Santo intervengono in modo nascosto in questa contemplazione acquisita, che dipende principalmente dalla nostra azione, quindi si dice contemplazione anche attiva. Intervengono anche i doni dello Spirito Santo in modo nascosto, massimo quello della scienza, dell'intelletto e della sapienza, per aiutarci a fissare amorosamente lo sguardo su Dio, come poi verrà spiegato più avanti quando parleremo nel dettaglio di questa contemplazione acquisita o attiva. Quindi questa è la contemplazione acquisita o attiva, cioè è un'orazione affettiva semplificata dove gli affetti e gli atti dell'intelletto, gli atti intellettuali, vengono semplificati dalla nostra attività. Quindi noi siamo attivi con l'aiuto della grazia di Dio e anche con l'aiuto dello Spirito, dei doni dello Spirito Santo in modo, diciamo, nascosto. Questi doni dello Spirito Santo che ci aiutano anche a concentrare il nostro sguardo su Dio sono la scienza, il dono della scienza, dell'intelletto e della sapienza. Poi andremo a vedere tutti questi doni, andremo a vedere quali sono, andremo a vedere come si devono coltivare questi doni dello Spirito Santo. Quindi poi ne parleremo nel dettaglio. Qui stiamo facendo un'introduzione per renderci conto che cosa significa sta via unitiva. Quali sono le caratteristiche di questa via unitiva? Quali sono le anime che già possono essere adatte a questa via unitiva? E qual è il modo di pregare in questa via unitiva? Il modo di pregare è quello della contemplazione, non più dell'orazione affettiva e basta, ma già siamo alla contemplazione, che è una orazione affettiva ma semplificata. Si semplificano gli atti intellettuali, si semplificano gli affetti ed è un semplice sguardo su Dio. Questa è la contemplazione acquisita o attiva, perché noi siamo più attivi nel appunto pregare e nel volgere uno sguardo semplice su Dio. Poi c'è la contemplazione, abbiamo visto, infusa,
o passiva. E questa è la contemplazione che essenzialmente è gratuita. Perché? Perché non possiamo procurarcela noi con i nostri sforzi, neanche aiutati dalla grazia ordinaria. Questa è la contemplazione, diciamo, possiamo dire, propriamente detta, o contemplazione mistica. La contemplazione infusa o passiva è essenzialmente gratuita, non possiamo procurarcela con i nostri sforzi, neppure aiutati dalla grazia ordinaria. Quindi si può definire questa contemplazione infusa o passiva? Passiva perché? Perché noi siamo passivi rispetto all'azione di Dio. In questa contemplazione infusa o passiva, Dio è attivo più di noi, noi siamo passivi di più. Invece nella contemplazione acquisita o attiva, noi siamo più attivi. Ecco perché si dice attiva e passiva, contemplazione attiva perché noi siamo più attivi, siamo noi che semplifichiamo gli atti intellettuali e gli affetti e un semplice sguardo, ecco, lo rivolgiamo a Dio, con l'aiuto della grazia, a volte anche con l'aiuto dei doni dello Spirito Santo in maniera ancora nascosta, ma siamo noi attivi in quella contemplazione attiva o acquisita. Quindi nella contemplazione infusa o passiva non siamo noi che creiamo questa contemplazione con i nostri sforzi, no? È essenzialmente una contemplazione gratuita che Dio dona all'anima che vuole, quando vuole, come vuole e per il tempo che vuole. Quindi Dio è più attivo e noi siamo passivi, perché non siamo noi che attiviamo questa contemplazione, ma è Dio, noi siamo passivi. Quindi è una contemplazione definita questa infusa o passiva, in cui la semplificazione degli atti intellettuali ed affettivi risulta da una grazia speciale, una grazia attuale, che si impossessa di noi e ci fa ricevere dei lumi e degli affetti che Dio opera in noi con il nostro consenso. Quindi è una contemplazione in cui la semplificazione degli atti intellettuali e degli affetti risulta da una grazia speciale, una grazia attuale, cioè Dio interviene in quel momento con una grazia attuale, cioè in atto, in quell'atto Dio opera una grazia nell'anima e Dio ci dona una luce e un affetto che Lui opera in noi, ovviamente con il nostro consenso. Perché vedremo che anche noi riceviamo questa contemplazione infusa o passiva e anche noi liberamente la accogliamo. Ma l'iniziativa è di Dio, cioè non sono io che posso mettermi in questa contemplazione infusa o passiva. No, questa contemplazione infusa o passiva me la dà Dio quando Lui vuole, come vuole, per il tempo che vuole. È lui che agisce con una grazia attuale e io mi ritrovo, ecco, in questa contemplazione infusa o passiva, con questi lumi e con questi affetti, con queste comprensioni di certe verità che Dio può anche in quel momento rivelarmi. E con certe, diciamo, con certi affetti del cuore, posso percepire nel cuore certi affetti. Perché Dio con una grazia attuale opera in me, con il mio consenso, cioè io acconsento a questo. Quindi questa è la contemplazione infusa o passiva rispetto a quella attiva o acquisita. Inoltre è detta infusa questa contemplazione non perché procede questa contemplazione dalle virtù infuse, procedendone anche la contemplazione acquisita, perché la contemplazione acquisita è ovvio che, dato che siamo noi attivi, anche le virtù infuse, ecco che ci aiutano anche a realizzare questa contemplazione attiva. Qui invece non è così. Questa contemplazione infusa non procede dalle virtù infuse, ma perché si chiama passiva, ma perché non è in nostro potere il produrre questi atti.
data pure la grazia ordinaria. Quindi non possiamo noi metterci in questa condizione, questi atti che sono atti soprannaturali perché Dio li compie in noi, io non posso mai da me stesso realizzarli. Un esempio? Dio, per mezzo di una contemplazione infusa o passiva, ecco che opera dentro di me con una grazia attuale una illuminazione. È lui che la opera, è lui che mi fa vedere con l'occhio dell'intelligenza, elevato ovviamente alla capacità di poter vedere quello che Dio vuole mostrarmi, una verità che io ovviamente non avrei mai potuto vedere, come una specie di rivelazione, ecco, un'intuizione di una verità. In quel caso c'è una grazia attuale di Dio, speciale, non è una cosa ordinaria. Quella già è una contemplazione infusa o passiva. Un'ispirazione, Dio mi rivela una verità relativa a una persona, per esempio. E lì già mi trovo nella contemplazione infusa o passiva. Dio agisce soprannaturalmente con una grazia speciale, con una grazia attuale, che è quell'intervento di Dio provvisorio, transeunte, transitorio, che mi permette appunto, per esempio, di ricevere una rivelazione, la conoscenza di un mistero, la conoscenza di una verità che Dio mi vuole rivelare. Questo non è che lo posso fare io, avete capito? Per questo si dice passiva, per questo si dice infusa, perché è Dio che la infonte dentro l'anima. Cioè che la partecipa all'anima e l'anima non può da sola, neanche con la grazia ordinaria, poter realizzare questa contemplazione infusa o passiva. Dobbiamo dire che però non è solo Dio che opera in noi, perché lo fa con il nostro libero consenso, in quanto che noi riceviamo liberamente ciò che Egli ci dà. Quindi è ovvio che io anche accetto quello che Dio mi dà. Se Dio, per esempio, mi fa dono di una rivelazione, non è che dipende da me. Cioè, Dio che per grazia speciale mi sta rivelando una cosa, sto capendo una cosa e io in quel momento acconsento a capirla. Ricevo quello che Dio mi dona. Quindi Dio opera in noi, ma con il nostro anche consenso. Se l'anima, sotto l'influsso di questa grazia attuale, che si chiama anche operante, è detta passiva l'anima, è perché riceve dei doni da Dio, ma ricevendoli vi dà il suo consenso, come poi diremo successivamente quando andremo a parlare di questa contemplazione infusa o passiva. Quindi è necessario ricordarsi che anche se è passiva, l'anima non significa passiva che allora non ha una sua coscienza in quel momento. Ha coscienza, ma ovviamente non è lei che produce determinati atti soprannaturali. Non è lei che, per esempio, decide di avere una rivelazione, decide di avere una locuzione interiore, soprannaturale. Non è lei che decide di avere una visione soprannaturale. Però l'anima è cosciente che Dio le sta donando, per esempio, quel dono e acconsente a riceverlo. Quindi contemplazione passiva in questo senso. Dio opera in noi, noi siamo passivi, ma acconsentiamo a questa operazione di Dio in noi. E poi l'ultima specie della contemplazione, abbiamo visto la contemplazione attiva o acquisita, che è quella che dipende principalmente dai nostri sforzi, dalla nostra attività, aiutati dalla grazia ordinaria, anche dalle virtù infuse, anche dai doni dello Spirito Santo in modo nascosto. E poi abbiamo visto la contemplazione infusa o passiva, quella che semplifica intellettualmente gli affetti, semplifica gli atti intellettuali e gli affetti, ma Dio agisce, non siamo noi, è Dio che ci mette in questa contemplazione passiva o infusa, noi possiamo
ricevere da Dio in quel momento, in quella contemplazione infusa o passiva, possiamo ricevere dei doni, rivelazioni, locuzioni, eccetera. Possiamo quindi ricevere dei doni anche affettivamente, possiamo ricevere una certa sensazione di benessere a livello affettivo, a livello di amore, possiamo sentirci amati, per esempio. Ok, però questo è Dio che lo produce. Non siamo noi che decidiamo di produrlo, appunto perché è una contemplazione che Dio regala a chi vuole. Quindi non possiamo noi da noi stessi mai realizzarlo. Qui siamo già nella contemplazione vera e propria, già siamo in una unione mistica lì. E poi abbiamo visto, prima di passare all'ultima, Santa Teresa d'Avila chiama questa contemplazione infusa o passiva, la chiama soprannaturale, contemplazione soprannaturale. Perché? Perché è tale per una doppia ragione. Primo, per lo stesso titolo degli altri atti soprannaturali, perché sono atti soprannaturali compiuti da Dio. E poi Dio è soprannaturale, ovviamente, quindi sono atti compiuti da Dio e sono soprannaturali. E se noi assecondiamo a questi atti, ovviamente è sempre Dio che ha l'iniziativa e quindi è sempre una causa soprannaturale, appunto, che li produce. Quindi atti soprannaturali. E poi perché Dio opera in noi in un modo specialissimo, per questo la chiama Santa Teresa d'Avila questa contemplazione infusa o passiva, contemplazione soprannaturale. Ma noi cercheremo di mantenere queste due definizioni che sono più, come dire, concettualmente accessibili. Contemplazione attiva o acquisita, cioè attiva perché siamo noi più attivi, siamo noi che semplifichiamo gli atti intellettuali e gli affetti, e quindi c'è più la nostra attività, aiutati dalla grazia ordinaria. E poi contemplazione passiva o infusa, appunto dove noi siamo più passivi ed è Dio invece che semplifica gli atti intellettuali e gli affetti e opera dentro di noi in modo tale che noi riceviamo dei doni e noi acconsentiamo a riceverli, ma siamo più passivi. Santa Teresa d'Avila la chiama soprannaturale, abbiamo visto perché. Perché si tratta di atti soprannaturali e perché Dio, che è soprannaturale, opera in noi in modo specialissimo. Ora, l'ultima contemplazione, specie di contemplazione, è quella mista. Vedremo infatti appresso più avanti che in una stessa orazione gli atti dovuti alla nostra attività si alternino con degli atti prodotti sotto l'azione speciale della grazia attuale o operante di Dio. Quindi mista per questo motivo, perché può essere attiva, una stessa, mentre siamo in un'orazione, ci può essere un'attività nostra, ma nello stesso tempo ci possono essere alcuni momenti nei quali è Dio invece che agisce con questa grazia operante o attuale, e quindi c'è contemplazione attiva e poi in alcuni momenti contemplazione passiva. E quindi si chiama mista. Vedremo infatti che la contemplazione infusa o passiva è talvolta brevissima. Quindi può accadere che in una stessa orazione gli atti dovuti all'attività nostra si alternino con gli atti prodotti sotto l'azione speciale della grazia operante di Dio. Cosa che avviene specialmente a quelli che cominciano ad entrare nella contemplazione passiva o infusa. Quindi uno che è abituato già alla contemplazione attiva o acquisita, ed è quindi abituato a questo tipo di contemplazione attiva, poi si, come dire, prepara anche alla contemplazione passiva, infusa, cioè fa sì che Dio possa intervenire con una grazia speciale e possa quindi far sì che ci sia in noi una contemplazione passiva. Quindi quelli che si preparano con la contemplazione attiva, poi sono più possono
portati a ricevere la contemplazione passiva o infusa da Dio. Allora, in questo caso, la contemplazione è mista, ossia alternativamente attiva e passiva. Ma generalmente questa contemplazione viene classificata nella contemplazione passiva, infusa, di cui è a così dire il primo grado. Quindi poi vedremo che c'è anche un grado in questa contemplazione, ci sono diversi gradi in questa contemplazione, e qui dice che questa contemplazione è già un primo grado di quella passiva, di quella infusa. Quindi se già c'è qualche tocco, diciamo, da Dio, qualche grazia speciale, qualche grazia attuale durante la contemplazione, ecco, vuol dire che già siamo ad un primo grado della contemplazione infusa, della contemplazione passiva. Quindi abbiamo visto queste tre specie di contemplazione: attiva o acquisita, passiva o infusa e mista, che è considerata questa mista come un primo grado di quella passiva o infusa, perché c'è un po' di contemplazione attiva e anche contemplazione passiva. Vediamo come il compendio di teologia ascetica e mistica divide questo terzo libro e così concludiamo questa introduzione alla via unitiva. Nella via unitiva si possono distinguere due forme o due fasi diverse. Quindi ci sono due fasi nella via unitiva. La via unitiva semplice o attiva, che è qualificata dalla coltura dei doni dello Spirito Santo, quindi bisogna far coltivare i doni dello Spirito Santo, specialmente dei doni attivi, perché tra i sette doni dello Spirito Santo ci sono doni attivi e doni relativamente alla contemplazione, attivi relativamente all'apostolato e contemplativi relativamente appunto alla vita più contemplativa. In questa via unitiva semplice o attiva, che è la prima fase, vediamo che c'è soprattutto la coltivazione dei doni dello Spirito Santo attivi. E anche dalla semplificazione è caratterizzata questa via unitiva attiva o semplice, è anche caratterizzata dall'orazione che diventa una specie di contemplazione attiva, proprio come abbiamo detto. Ecco, l'orazione si semplifica, andremo a vedere come, perché adesso stiamo facendo soltanto un'introduzione, poi andremo a vedere nel dettaglio questa orazione affettiva che si semplifica, quindi andremo a vedere questa contemplazione attiva concretamente come si va a realizzare. Quindi questa via unitiva attiva o semplice è caratterizzata dalla coltivazione dei doni dello Spirito Santo e dalla contemplazione attiva, oppure orazione affettiva semplificata o di semplicità, appunto perché si semplificano gli affetti e gli atti intellettuali, e quindi si arriva a quello sguardo del quale abbiamo detto prima, semplice, quindi contemplazione attiva o acquisita. E poi invece la seconda fase di questa via unitiva è la via unitiva passiva o mistica in senso proprio. Quindi vedete, segue qui la specie delle contemplazioni. Abbiamo visto che c'è la contemplazione attiva e la contemplazione passiva. Quando siamo nella contemplazione attiva, siamo nella via unitiva attiva o semplice. Quando siamo nella contemplazione passiva, allora ci troviamo nella via unitiva passiva o mistica in senso proprio. Mistica perché adesso è Dio che opera nell'anima, quindi è la realtà che Dio realizza nell'anima. Questa via unitiva passiva o mistica in senso proprio, che è la seconda fase, è qualificata dalla contemplazione appunto passiva o infusa. Quindi vedete, il libro per quanto riguarda queste due fasi della via unitiva,
divide questa via unitiva in due fasi in base anche al fatto che ci sia la contemplazione attiva o la contemplazione passiva. Se c'è la contemplazione attiva, siamo nella via unitiva attiva o semplice. Se invece siamo nella contemplazione passiva, siamo nella via unitiva passiva o mistica. Quindi vedremo questi due capitoli, uno della via unitiva semplice o attiva, l'altro della via unitiva passiva o mistica. E poi, inoltre, dopo aver parlato di queste due vie unitive, semplice e via unitiva passiva o mistica, andremo a vedere che alla contemplazione si aggiungono talora dei fenomeni straordinari, come le visioni e le rivelazioni, a cui si oppongono le contraffazioni diaboliche, come l'infestazione e l'ossessione diabolica. Quindi ci sarà anche poi, dopo aver parlato prima della via unitiva, ma quindi ancora ne abbiamo strada da fare prima di arrivare a questi fenomeni. Ci sarà poi un capitolo relativo ai fenomeni mistici straordinari, quindi le visioni, le rivelazioni, e a volte ci possono essere anche delle contraffazioni diaboliche. Quindi si andrà a parlare anche di questi fenomeni mistici straordinari, ma dopo aver parlato della via unitiva attiva o semplice e della via unitiva passiva o mistica. Solo dopo si parlerà anche di questi fenomeni mistici straordinari. Ci fermiamo qui. Poi, dopo aver parlato dell'unione della via unitiva attiva o semplice, della via unitiva passiva o mistica e anche di questi fenomeni straordinari, poi andremo ad aggiungere altri due capitoli relativi ad altre due tematiche. Ma questo dopo, senza adesso diciamo, accumulare troppa, diciamo, materia. Quindi, questo è per quanto riguarda l'introduzione. È semplice, alla fine basta ricordare questi due tipi di contemplazione. La contemplazione abbiamo visto che è questo sguardo semplice di Dio o delle cose di Dio, senza troppi atti intellettuali o troppi affetti, anzi si semplifica tutto, si semplificano gli atti intellettuali, si semplificano gli affetti ed è questo sguardo semplice di Dio su Dio o sulle cose di Dio. Questa è la contemplazione. E abbiamo visto che la contemplazione può essere attiva o acquisita quando siamo noi che con la nostra attività semplifichiamo questi atti intellettuali o questi affetti, aiutati dalla grazia ordinaria e anche dai doni dello Spirito Santo in modo nascosto, oppure la contemplazione è passiva o mistica o infusa, quando invece non siamo noi che realizziamo questa semplificazione degli affetti e degli atti intellettuali, ma è Dio che con una grazia speciale ci mette in questa contemplazione, detta contemplazione passiva o contemplazione infusa. Mistica. E in questo caso allora è Dio che è più attivo e noi che siamo passivi. Dio ci rivela qualcosa, Dio ci fa doni, qualche dono e noi acconsentiamo a questi doni che Dio ci fa. E lì siamo nella contemplazione appunto passiva o infusa. E in base a queste due specie di contemplazioni abbiamo visto che c'è quindi una fase della via unitiva che si chiama via unitiva attiva, caratterizzata appunto dalla contemplazione attiva, e poi c'è una fase della via unitiva detta via unitiva passiva, proprio perché è caratterizzata dalla contemplazione passiva. Quindi questa è l'introduzione. Ora, dal prossimo video, andiamo a vedere nel dettaglio proprio, iniziamo a parlare della via unitiva attiva o semplice. Quindi andiamo a vedere tutto quello che riguarda questa via unitiva, attiva o semplice. Quindi andremo a parlare dei doni dello Spirito Santo,
perché in questa via unitiva semplice bisogna coltivare i doni dello Spirito Santo, e quindi andremo a vedere uno per uno poi quali sono questi doni dello Spirito Santo, come bisogna coltivarli, e poi andremo a vedere anche qual è il modo di pregare in questa via unitiva semplice o attiva. Quindi andremo a parlare di questa contemplazione, appunto, della quale abbiamo accennato in questo video, contemplazione attiva o acquisita, che è anche detta orazione di semplicità, perché appunto si semplificano tutti gli affetti, si semplificano tutti gli atti intellettuali. Ecco, ma noi la possiamo chiamare in tanti modi, Santa Teresa d'Avila la chiama in tanti altri modi, la chiama in un altro modo ancora. Ecco, noi per non confonderci con tanti concetti, con tanti termini, parliamo di contemplazione attiva o acquisita. E questa farà parte anche della via unitiva, attiva o semplice. Andremo a vedere come bisogna quindi realizzare questa contemplazione, quali sono i vantaggi, qual è proprio il modo di fare questa contemplazione attiva o acquisita. Quindi andremo a vedere nel dettaglio tutto quello che concerne la via unitiva, attiva o semplice. Quindi questo per quanto riguarda l'introduzione alla via unitiva. Vi do appuntamento perciò al prossimo video, nel quale iniziamo a parlare della via unitiva attiva o semplice. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Sia lodato Gesù Cristo.